Gianni Colacioni, oggi è 11 aprile 2012, stiamo al caffè letterario qui a Roma e abbiamo assistito appunto, tra l'altro appunto, a una trasmissione che si chiama Caffettando di Radio 100 Passi e c'è stato anche un piccolo recital di alcuni brani del romanzo di Pier Giorgio Welby, Ocean Terminal. E qui abbiamo con noi adesso Francesco Lioce, che ha curato anche i testi di questa trasposizione e che è il nipote di Pier Giorgio Welby. L'abbiamo ascoltato appunto negli interventi e ci è interessato soprattutto, lui ha preso la parola e ha parlato appunto di quello che io considero sia un pochino la scintilla che ha fatto scaturire la grande sofferenza di Piero, cioè il concetto di naturalezza della vita. E in qualche modo poi appunto è contiguo al discorso della disponibilità e il diritto di agire. Questa è stata una cosa centrale per questa vicenda, soprattutto per la parte conclusiva, che è stata la parte più sofferta. Ma non è casuale che Ocean Terminal venga ideato da Pier Giorgio dopo l'esperienza nella sala di rianimazione, un'esperienza durata 45 giorni di cui lui mi parlò. Un'esperienza terribile che se non si vive non si può neanche immaginare. E questo concetto della naturalezza della vita, così forte nelle pagine che motivano Ocean Terminal, ritorna altrettanto forte, altrettanto emblematica nella lettera al Capo dello Stato. Pier Giorgio Welby esce allo scoperto il 20 settembre del 2006, scrivendo al presidente Giorgio Napolitano, e in uno dei tanti passaggi che filosoficamente motivano questa lettera, lui chiede direttamente al Papa Benedetto XVI che cosa c'è di naturale in una vita che viene protratta in modo artificiale. E quindi questo penso che sia il vertice filosofico della lettera di Pier Giorgio, perché è lì che ci mette di fronte all'evidenza dei fatti. Noi uomini del 2000 che ci troviamo spesso e volentieri a subire l'invasività della tecnologia. E Pier Giorgio già lo aveva vissuto nella sala di rianimazione, quando sostanzialmente si trova in mezzo a corpi che vengono tenuti in vita dai macchinari, a persone che non hanno più facoltà di intendere e di volere, ma che vengono tenute in vita dai macchinari e dalla necessità di espiantare gli organi, quindi anche qualcosa insomma di mostruoso. Ma noi tutto questo non lo sappiamo, perché in una sala di rianimazione noi cittadini comuni non ci siamo mai entrati, sono delle dinamiche rare, rarissime. E giustamente quindi Pier Giorgio chiedeva in modo polemico al pontefice, quindi al capo della cattolicità, che cosa c'è di naturale in un corpo che viene portato avanti dai macchinari, un corpo che non può più respirare, non può più mangiare, non si può muovere. E quindi questo io penso che sia una sfida che noi cittadini dovremmo affrontare giorno dopo giorno e capire che la tecnologia si deve fermare. Non possiamo noi permettere alle macchine di decidere e di portare avanti i nostri corpi che ormai sono privi di un'anima. Quindi in questo caso Pier Giorgio Welby, sia nella lettera al Capo dello Stato sia nella scrittura di Ocean Terminal, vuole garantire, vuole tutelare la naturalezza della vita e quindi vuole difendere quelli che sono i valori davvero sacri dalla nascita alla morte, ma dalla nascita alla morte che siano nascite e morti naturali, non dovute all'invasività della tecnologia. Francesco, parlavamo appunto di questo concetto che viene portato in causa a volte, secondo me, anche fuori dal contesto e così anche a sproposito, che è la naturalezza. Ora, la natura, appunto, a cui richiama questa naturalezza, non sempre nella vita degli uomini fa cose che gli uomini considerano un valore o che sia, voglio dire, la solidarietà verso i più deboli, verso gli handicappati, le adozioni, il curarsi anche con le medicine non sono cose naturali.
Quindi in definitiva, voglio dire, questo è anche un Moloch che viene portato un po' in modo integralista, però facciamo delle cose che consideriamo importanti e che sono completamente innaturali. Beh, ovviamente si entra dentro un campo sconfinato, l'etica, noi uomini cittadini del 2000 lo sappiamo, l'etica ha dei confini sempre molto incerti, e poi fra l'altro l'etica spesso poi entra in collisione con la politica, con i sistemi politici, fin dove uno Stato deve intervenire nella vita privata di una persona, sono delle problematiche immani. Ma nel caso di Pier Giorgio abbiamo visto come l'autodeterminazione dell'individuo sia comunque un diritto inalienabile, cioè sostanzialmente sappiamo che una persona può decidere, deve decidere di se stessa, e quindi costringere un uomo a restare attaccato ai macchinari contro la propria volontà, in quel caso sicuramente diventa qualcosa di innaturale. Certo, poi Pier Giorgio era il primo a difendere il diritto di coloro che vogliono invece proseguire una vita anche attaccati a dei macchinari. Ovviamente non c'era un pensiero integralista in Pier Giorgio, quindi Pier Giorgio non voleva che lo Stato applicasse dei regolamenti rigidi. Bravissimo, cioè la possibilità di scegliere, quindi la libertà di scelta e l'autodeterminazione dell'individuo, quindi per una civiltà laica che serva a garantire anche chi si riconosce in opinioni religiose, politiche ed etiche diverse da quelle di Pier Giorgio. Francesco, noi ti ringraziamo di questa tua disponibilità e a questo punto quasi arrivo all'abuso della tua pazienza e volevo chiederti di rievocare qualche macchia, qualche schizzo di memoria, qualche scheggia di memoria che ci dia una piccola tessera di questo mosaico che era la personalità multiforme di Pier Giorgio. Tu come nipote peraltro gli riassomigli molto proprio somaticamente, ci puoi raccontare qualche episodio che sia rappresentativo della tua gioventù, del tuo rapporto con lo zio, che sia rappresentativo appunto di Piero? Ma i momenti straordinari che ho vissuto insieme a lui sono tantissimi. Diciamo che, come ho detto prima, insieme a Monica Soldano, lui mi ha incaricato di questa missione quando sostanzialmente la sua opera è più importante, il suo romanzo autobiografico che resta incompiuto, lui lo lascia a me, è un testimone che mi lascia, io mi sono immediatamente incaricato di portare avanti con estrema serietà e con estrema moralità il suo messaggio, cioè sapevo che attraverso Ocean Terminal sarebbe proseguito la testimonianza della sua vita, della sua esistenza. E io penso, posso dire questo, non voglio fare del vaniloquio autobiografico, quindi i ricordi che mi legano a Pier Giorgio sono tantissimi, tantissimi i suoi insegnamenti. Dico però questo, chiunque voglia conoscere davvero Pier Giorgio ed entrare nella sua stanza lo può fare e quindi può vivere molte delle sensazioni che ho vissuto io se legge Ocean Terminal, perché lì davvero c'è il Pier Giorgio intimo, privato, c'è la sua vita dall'adolescenza fino alla rianimazione, quindi c'è la meditazione sulla vita, sulla morte, ci sono gli amori, c'è la tossicodipendenza, ci stanno i viaggi, le amicizie, il rapporto con i genitori, il rapporto anche con la religione e la religiosità di Pier Giorgio. Quindi io penso una cosa, che al di là di un singolo ricordo mio che potrebbe in qualche modo essere limitativo per una personalità così grande come Pier Giorgio, io penso che chiunque lo voglia conoscere ha la possibilità di conoscerlo come l'ho conosciuto io, attraverso la lettura della sua opera più rappresentativa. Ringraziamo Francesco Lioce e gli diamo appuntamento su Libri.tv, che inizierà a trasmettere il 13 aprile alle ore 21, e dove potrà trovare nel nostro archivio anche questa intervista. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie.